Vi dicevo di Pierre Gerbet, qui siamo alla terza generazione, anche qui famiglia che vendeva le uve, che poi si è deciso a vinificarle in proprio a cavallo delle due guerre. Quindi siamo alla terza generazione, siamo a Serlet-sur-Ours, che è un altro dei fiumi, la Aube è una zona molto ricca di fiumi, è dove nasce la Senna. Una delle zone, ma non è la Senna, già riceve diversi affluenti, è una zona che ha una serie di microclimi molto, molto differenziati. Infatti è una zona anche un po' sventurata ultimamente, si è avuto diverse grandinate, è una zona che questo cambiamento climatico ci ha guadagnato, ma a volte anche queste rovesci temporalesche grandini molto, molto accese. I vigneti, molti sono a piede franco, l'età media dai 30 ai 40 anni, quindi anche qui si lavora molto con attenzione notevole alla natura, e in totale hanno 18 ettari, quindi insomma producono abbastanza grande come maison. Principalmente anche qui, non l'ho detto prima, ma va da sé, nella Aube l'uva principale non è assolutamente lo Chardonnay, quindi questi sono tutti vini eccezioni alla regola, perché lì è la zona del Pinot Nero, cioè il serbatoio del Pinot Nero è la Aube, quindi queste prime due cuvée sono proprio delle eccezioni, perché comunque tutti hanno uno o due ettari di Chardonnay e si divertono a fare un Blanc de Blanc, proprio perché gli dà una voce diversa dagli altri. Quindi ci sono un pochino più argille su questa zona. La particolarità di questo champagne, che comunque già dal naso c'è già un'espressione molto più completa, molto più ricca, questo nasce in maniera particolare, perché nel poco Chardonnay che Maison Pierre Gerbet ha, questo nasce da assemblando due diversi vigneti di Chardonnay. Uno che è che guarda sole, quindi guarda a sud, più maggiormente esposto, quindi più ricco, e l'altro invece in teoria piantato male, nel senso esposizione nord, che però gli dà la freschezza. Quindi questo è uno champagne, un assemblaggio anche questo, che serve a esprimere tutti e due i lati dello Chardonnay. In effetti sentite che le note sono molto più, al di là, più biscottate, quindi più, molti di questo champagne hanno il Dattel de Gorge. Dunque questo è un millesimato non dichiarato del 2013, quindi un'annata abbastanza, non eccezionale champagne, ma abbastanza con una buona maturità di frutto, e la sboccatura è del maggio 2017, quindi appunto un anno di sboccatura. C'è questa nota già un po' più biscottata, più briosciata, che viene fuori, che com'è? Io avrò il naso malandato, ma io con brioche sento sul primo più di questo. Può darsi che sia l'espressione del così di primo acchito, però non è una, come? Dipende un po' dal bicchiere, al momento, non è una, diciamo la nota biscottata, cambriosciata ce l'hanno un po' tutti per via dei lieviti, poi può essere accentuata da più tempo stanno in bottiglia, più si sente, poi chiaramente, prego. Perché esce, non esce come millesimato, nel senso che in etichetta non c'è riportato il millesimo. La maggior parte dei piccoli produttori, rispetto alle grandi maison, in cui il 90% della produzione è Saint-Sané, ma sono assemblaggi di più annate, la maggior parte dei piccoli produttori non hanno spazio fisico per tenere e vendere serve. Quindi quando escono con un vino senza annata, è una selezione delle uve più adatta a fare vini più semplici, e i millesimati, quando li fanno, al di là di uscire molto tempo dopo, appunto li fanno anche più raramente. Questo è anche un motivo per cui questi produttori piacciono e a volte non piacciono, lo stesso motivo, che c'è meno continuità, cioè quelli bravi riescono ogni anno più o meno ad avere un prodotto, qualcuno è ovvio che risentendo in maniera molto maggiore, capite bene, quando si va a fare una cuvée come insomma le grandi maison, dove c'è a volte il 50% di vendere riserva, è chiaro che ogni anno si assomigliano e non hanno problemi della vendita. In questo caso, se noi andiamo a assaggiare lo stesso vino, lo Smose, non dichiarato ma altre annate, il vino può apparirci diverso. Quando succede, infatti, spesso non è così comune, anche loro lo scrivono dietro. Quindi il vino si chiama Osmose, viene prodotto praticamente tutti gli anni, ma non è millesimato. Poi uno legge dietro, c'è la data del millesimo, però sapete che se è millesimato esce un anno dopo. Ci sono chiaramente, dal punto di vista legale, esce un anno, spesso anche più dopo, perché non avendo vendere serve, per l'equilibrio c'è bisogno di più tempo. I piccoli produttori spesso questa distinzione non la possono fare, però fanno due selezioni di uve. Quindi
Un vino quindi che ha avuto una già un po' di evoluzione in bottiglia e anche nella, dopo il De Gorge, quindi le note di arancio sicuramente, arancio giallo, tocchi di arancio rosso, il floreale, note di pesca, qualche nota un pochino vanigliata, un pochino di dolcezza. Ci sono delle note, anche questo è Padosé, tutte e due sono, sono Padosé, quindi di questo vengono fatte 7.000 bottiglie, per i curiosi la solforosa totale è 30 mg, questi sono valori sempre molto bassi perché l'acidità non serve a raggiungere molta solforosa e normalmente sta a 36 mesi sui lieviti. A livello di sapore sembra di avere un pochino più di sostanza, un pochino più di lunghezza rispetto all'altro, è giocato anche con questo apporto del legno proprio per dare un pochino più di sostanza, quindi un vino che è non solo da aperitivo ma diventa anche divertente e intrigante pensarlo con qualche abbinamento a tavola un pochino più intrigato, si può andare anche, e l'acidità sembra anche leggermente meno elevata, quindi ci si può andare anche su preparazioni dove c'è del pomodoro o altre spezie che altrimenti potrebbero entrare un po' cozzare. Quindi anche qui vedete che la distanza tra questi due villaggi non è molto grande. Nella Aube, a parte l'Hérissé, avremo dei vini nella seconda degustazione 10,5, non ci sono Grand Cru, e anche l'Hérissé è un Grand Cru in pectore. Queste cose in Francia si muovono molto lentamente. Nella Aube adesso ci sono individuati alcuni vigneti e alcuni villaggi che sarebbero definibili Grand Cru, però per ora nella Aube non ci sono, non c'è la classificazione. Sapete che la Champagne, oltre 400 village, i comuni, sono suddivisi in Premier Cru e Grand Cru. E Grand Cru sono solo 17, Premier Cru sono un centinaio e poi gli altri sono senza classificazione. Quindi è una classificazione però fatta anni e anni fa, quindi come tante classificazioni come quella di Bordeaux del 1855, è un dato di partenza, però prego, puoi servire. Però non è che necessariamente un vino Grand Cru è migliore di un altro, semplicemente storicamente quelli sono i vigneti dove l'uva raggiungeva sempre la maturità, mentre oggi sappiamo che col cambiamento climatico, ma soprattutto cambiamento di metodo di lavoro in cantina, è tutto stato rimesso ampiamente in discussione.